E oggi, finalmente, incontriamo Giulia, 25 anni, nata e cresciuta al Cairo. Si è laureata in comunicazione presso l'Università Americana di Roma. Master in diplomazia globale con un focus su Medio Oriente e Nord Africa, ha oggi un lavoro dipendente in un importante organismo di cooperazione internazionale. Ama la pallavolo, i reality TV trash e ha un'insana passione per Beyoncé. Dice di dover andare dall'analista, ma ritiene più conveniente continuare a suonare la batteria. Ogni tanto può essere un buon rapporto, però devo essere più disciplinata, diciamo, a risparmiare, a informarmi dei miei budget mensili. Infatti quest'anno ho fatto un buon proposito di scaricare un'app che mi aiuterà, spero, per imparare più delle mie spese e per vedere come posso fare un po' di budget cuts, per studiarlo così mi posso informare per il futuro. Direi di solito la gente pensa a investimenti proprio concreti come la casa, un'auto, però per me il mio investimento più importante fu il mio master's, che meno male l'ho fatto in questa università che mi ha permesso di pagare a rate per ciascun corso, quindi era un modo molto conveniente, molto comodo per i ragazzi che ancora magari stanno iniziando il lavoro, magari non hanno risparmiato così tanto. Questo modo di pagamento mi ha davvero permesso di finire questo percorso educativo, che penso che è un investimento che vale. Infatti ho cominciato a guardare dei video su YouTube. Prima erano tipo video youtuber americani, canadesi, però ho pensato magari loro parlano nel loro contesto canadese, americano, inglese, che non vale per qualcuno come me che vive qua in Italia. Quindi ho iniziato a seguire delle pagine YouTube dove non mi ricordo i nomi, scusatevi, però, mi hanno davvero iniziato a familiarizzarmi con certi termini. Io sono la fan numero uno dei vision board, che ogni volta, ogni tot, quando mi incontro con le mie amiche, gli chiedo: ma ragazze, dovete fare un vision board, dovete avere un piano, dovete avere delle idee di come volete vedere il vostro futuro. Quindi quest'anno ho deciso, uno dei miei buoni propositi è di capire il mio budget mensile, così inizio a proiettare meglio i miei prossimi magari 5 anni. Per esempio vorrei uno di questi giorni essere una proprietaria di una casa, quindi devo sapere quanti soldi realisticamente posso mettere da parte e quali fondi e strumenti possono servirmi utili per questo goal. Fondi di risparmio che ho bisogno di fare, perché non è detto che puoi avere un lavoro per sempre, per esempio, ci stanno sempre i rischi, quindi volevo cominciare un fondo risparmio come plan B, diciamo, se magari capitasse che perdessi il lavoro. Stavo pure pensando per un fondo per una casa, e poi una cosa molto ambiziosa, però chi lo sa, un fondo per una famiglia nel futuro, perché io, avendo genitori che hanno davvero sacrificato tutto per la mia educazione, so che costa e se voglio che i miei figli abbiano le stesse opportunità che io ho avuto grazie ai miei genitori, devo mettere da parte un bel po' di soldi. Quindi sì, ho iniziato a pensare di vari fondi, però devo capire quali sono gli strumenti che mi permetteranno. Forse, però vorrei prima leggerne di più, capirne di più. La prima volta che ho aperto un conto in banca era appena avevo iniziato il lavoro, dovevo riempire un modulo per il metodo di pagamento, quindi ho dovuto andare per aprire un conto in banca. Mi ricordo tutti i moduli che mi chiedevo, ma dovevo fare più ricerca, quale banca, da dove posso aprire un conto, però alla fine mi hanno pagato, quindi hanno fatto bene, penso.